Ciao ragazzi e ragazze, oggi di getto come sempre ho scritto un post su LinkedIn che era salva un commerciale, digli no grazie o se sei interessato continua a portare avanti la conversazione o comunque per favore dagli un riscontro. Ecco, qualcuno ha commentato chiedendo se si trattasse di maleducazione, ignoranza, arroganza per la mancata risposta o di una gestione del tempo un po' artigianale, mettiamola così. Ecco, io penso che, come mi ritrovavo a dire in un video di 2 anni fa, tra i primi video su LinkedIn, forse proprio di questi giorni, non l'ho fatto apposta, ma magari ve lo riposto qui nei commenti, ovviamente ripreso da YouTube, mi chiedo davvero, nel video parlavo dell'importanza di rispondere alle mail, semplicemente come gesto di educazione, perché vorrei ribadire ancora una volta che non importa che tu sia un amministratore delegato, un operaio, un muratore o un artista, il tuo tempo vale come il tempo degli altri. Per questo non dobbiamo perderlo e quando la gente mi chiede come fai a fare così tanto contenuto rispondo non perdo tanto tempo, ma soprattutto merita rispetto come il tempo delle altre persone. Quindi anch'io ho un'agenda molto molto incasinata al di là della mia azienda, anche spesso e volentieri perché sono moltissimo in viaggio, ma soprattutto via mail cerco sempre di mandare una risposta in un tempo accettabile. Se non posso, scusarmi perché non ci riesco. Ecco, credo che la realizzazione che il nostro tempo vale come quello degli altri ci permetta di sbloccare tantissime cose dentro di noi, non solo questa parte di educazione basica, ma soprattutto usare il nostro tempo in maniera un po' più saggia. Stop whining.